Nabu, cosa era? Utilizziamo questa opportunità ora per riconoscerci e trovare la modalità consona alla nostra espressione. Il nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo i misteri della nostra realtà, della quale conosciamo tanto poco quanto niente. Perché meglio la conosciamo, meglio la possediamo, meglio la esprimiamo e quindi meglio la realizziamo. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nel fatto dei cieli. E pace in terra a ogni di buona volontà. Noi crediamo, noi riusciamo, noi crediamo, noi glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua parola di mezzo. Signore Dio, e dei cieli, per tuo Padre, Signore Dio, aiuto Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra scelta. Che siede alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Guarda, Padre, il popolo cristiano i testi di questa liturgia sono molto difficili non ad ascoltarsi perché ad ascoltarsi un giorno ma a capirli nel senso giusto perché potrebbe essere interpretato in chiave moralistica, in chiave panellenica, come se ci stesse un elenco di cose da non fare. No? Attenda, non fare questa, non fare quest'altro, non fare quest'altro, non fare quest'altro. Un elenco infinito, che sembra tutta la vita caratterizzata dalla proibizione. Poi ci bisticciamo dopo. Adesso dobbiamo cercare di capire che cosa intende dire veramente Gesù. Dovremmo avere la capacità di mettere in rapporto la libertà dell'uomo nella quale è radicata la realizzazione e quindi la gioia, libertà dell'uomo, e dall'altra parte la legge, l'obbligo, le tradizioni, le costrizioni, la società, la persona e la società, la libertà e la legge. Questi sono i due poli. Sembrerebbe a prima vista che lì dove c'è la legge non può esserci la libertà, perché la libertà si oppone alla legge. È chiaro per tutti questa bipolarità? O legge devo fare quello che sta prescritto, oppure faccio quello che io voglio. Così domandiamo a un bambino, tu quando stai bene? E il bambino ti risponde, quando faccio quello che voglio io. Siccome il bambino in noi è eterno, noi stiamo bene quando facciamo quello che vogliamo. Allora questo paraterno viene a rompere le uova di famiglia. Perché viene a mettere le prescrizioni e questo è il gioco che l'uomo fa, cioè utilizza il Deus ex machina, Dio che serve quando serve, per tirarlo fuori
Dio ha detto, Dio ha fatto, Dio ha prescritto. Quindi questo Dio, chi ha il potere di imporlo, lo utilizza a modo suo per inculcare nelle persone una sorta di soggezione, cioè un processo di assoggettamento. L'assoggettamento è un modello di oggettivazione della persona, cioè la persona cessa di essere persona per cominciare ad essere oggetto manipolato ed utilizzato a modo di scopillo nelle mani di esercito del potere. Dovremmo cercare di capire la legge di Dio con la legge che ognuno di noi ha dentro di sé, che è quella della realizzazione della gioia, della felicità, come si compone? Perché se Dio si pone in antitesi a me, Dio non mi appartiene. Nella seconda lettura è detto esplicitamente che il Signore, Dio, è vicino a noi. Nessuno ha un Dio tanto vicino come ce l'abbiamo noi. Vicino, che vuol dire? La vicinanza di Dio non è una giusta posizione, non è una vicinanza spaziale, è una vicinanza ontologica. Devo spiegare un attimo cosa sono la vicinanza. La vicinanza spaziale, io vengo vicino a te. Questa è la vicinanza dello spazio, eh? Certo, più vicino a te o mi allontano da te. Vedi? Questa è una vicinanza. Dio non è vicino a noi così, che sta da vicino e lontano. Non c'è i piedi, non si distanzia da noi. La vicinanza di Dio a noi è una vicinanza di natura, ontologica, nell'essere. Dio è una realtà libera ed essendo una realtà libera è molto vicino a noi perché noi siamo liberi. Cioè la caratteristica che ci distingue da tutto il resto del cosmo è che noi abbiamo la possibilità di essere liberi ed in quanto liberi siamo vicini a lui e lui è vicino a noi, perché ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Quando ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, gli ha dato la libertà. Ora questa libertà e la legge, come la mettiamo assieme? La fede. Dio vuole che noi ci esprimiamo esattamente per quel che siamo. Quando ci esprimiamo per quel che siamo, siamo vicini a Lui perché Lui è vicino a come ci ha fatto. Il che significa che se noi siamo fatti per la gioia, per la felicità, e camminiamo lungo questo percorso, siamo vicini a lui e lui è vicino a noi. Se noi non abbiamo, attendi, questo è un po' difficile, quanto lo dico a parte, se noi non abbiamo la possibilità di esprimerci, ma diamo una reazione alla compressione, non abbiamo l'espressione, abbiamo la compressione. Il che significa che se io seguo un precetto, se io seguo un ordine, distruggendo l'ordine, vedete la deformazione concettuale come ha deformato il linguaggio, perché ordine significa in ordine a, cioè finalizzato al raggiungimento di uno scopo. Allora l'ordine che significa che la mano è ordinata a prendere, l'occhio è ordinato a vedere, quindi in ordine significa finalizzato, fatto per,
cioè il massimo della sua naturalità. Che vuol dire in ordine all'ordine? Essere sé. Noi invece abbiamo deformato l'interpretazione e diciamo in ordine significa ordinato da. Quindi l'ordine significa il comando. Non è ordinato espressione, ma imposizione. Vedete il capovolgimento? Gesù, quando ci porta il Vangelo, ci porta l'annuncio della liberazione, nel senso che la persona può recuperare la cosa per la quale è ordinato, ed è ordinato per essere felice. Quindi il messaggio di Dio coincide perfettamente con il messaggio dell'uomo. Quindi la legge di Dio e la natura dell'uomo vanno a braccetto stretto, altrimenti Dio è un'imposizione, altrimenti Dio non è la gioia di stare assieme a lui. Non so come sono fatto capire. È difficile assai, però, perché noi siamo abituati per una vita intera a rivolgerci agli altri perché ci dicano che cosa noi dobbiamo fare. Quando noi subiamo quello che gli altri ci dicono, non siamo più noi a dire che vogliamo. È come se uno ci dicesse, adesso devi bere. Quando non hai sete. Adesso devi mangiare. Adesso devi dormire quando non hai sonno. Tutta questa realtà è una realtà che non è assolutamente gradita alla persona. Invece, se una persona beve quando ha sete, mangia quando ha fame, dorme quando ha sonno, vive quello che vuole. Non ha assolutamente l'esperienza dell'imposizione, ma ha l'esperienza dell'espressione. Allora, il Vangelo ci porta a cogliere questo aspetto. Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre. Ma la volontà del Padre dove sta scritta? Dentro di voi, infatti, lui è vicino a noi. Vedete a lui che significa il vicino? Che significa? Ci dobbiamo svitare questa testa e ci dobbiamo affidare un'altra, cioè ci dobbiamo convertire alla gioia. Se non ci convertiamo alla gioia, non abbiamo capito niente del messaggio di liberazione. Quando noi abbiamo colto questo messaggio, che è il messaggio di liberazione, e allora nulla ci può impedire di accedere a questo contenuto. Ma nessuno ha un gran piacere di sentirsi dire questo non lo puoi fare, quest'altro non lo devi fare, quest'altro è proibito. E come si chiama? Noi di Dio non abbiamo l'esperienza che Dio sta lì pronto. Nel settimo capitolo del Vangelo di Matteo, quello della casa costruita sulla roccia, avete presente? Una casa, faccio una premessa rapida, nel mondo palestinese ci sono due tipi di case, due tipi di case, le case della povera gente e la casa di cui un po' più sostenuto. Quella della povera gente è costruita sulla sabbia con un po' di fango, coperti alla membrana. Venne la pioggia, straniparono i fiumi e questa casa andò in rovina. Poi c'è anche la casa costruita sulla roccia e fatta di pietra ben salda. Vennero le piogge, straniparono i fiumi, soffiarono i venti, ma quella casa rimase ben salda. La pioggia, lo straniamento dei fiumi significa il giudizio di Dio, significa quando Dio interviene nella nostra vita a confronto tra la tua natura e te, che trova che tu hai seguito il percorso che è stampato nel tuo mondo, oppure tu
te ne sei andato per il rotto della cuffia e ti sei prostituito. Che cos'è la prostituzione? Quando io mi prostro non a Dio, perché Dio vuole la mia realizzazione, ma mi prostro ad uno che mi asserve, uno che mi sottopone, uno che mi costringe ad essere. Quando arriva uno che mi costringe ad essere, mi ha tolto la bellezza della mia realizzazione. Quindi la casa costruita sulla roccia è la capacità di sapere che Dio non interviene nella storia dell'uomo per condannarlo alla tempesta, il giudizio, ma per dirgli: io sono dalla tua parte, anche quando tutti quanti dovessero essere contro di te. Io sono dalla tua parte anche quando tutti dovessero essere contro di te. E se io sono contro di te, chi può essere contro di te? Dice Dio. Che significa l'incontro con la parola di Dio non può che essere un incontro che sradica l'uomo dall'angoscia esistitiva e lo colloca nella dimensione divina, perché lui è vicino a noi. Noi siamo vicini a noi, perché sei qui vicino a noi, e noi ci allontaniamo da noi. Cioè ci alieniamo. L'alienazione significa essere estraneo a sé, essere straniero a se stesso, quando cioè facciamo delle cose che non ci appartengono e non riusciamo a fare le cose che ci appartengono e seguiamo le prescrizioni dall'esterno e non le espressioni dall'interno. Non è quello che entra nell'uomo che condanna l'uomo, ma quello che esce. Per cui se quello che esce non corrisponde a te, è una contaminazione tua. Se invece quello che esce è esattamente corrispondente a te, non ti può contaminare. Che tu osservi tutte le leggi e ti lavi 3 volte, 4 volte, 5 volte, che tu vai a messa tutte le domeniche, o che tu segui i 9 nel di del mese, o che tu fai tutte le pratiche religiose, se non scaturiscono dal divino, non hanno nulla a che vedere con la gioia che è la salvezza, che è la realizzazione. Il che significa che Gesù Cristo, questo discorso viene a debellare dalla cultura umana l'elemento religioso e viene ad esaltare l'elemento di fede. Se tu ti incontri con te stesso, ti incontri con me, Dio. Se tu non ti incontri con me, hai voglia di fare tutte le processioni addosso. Però noi facciamo la nostra coscienza quando eseguiamo quello che ci viene prescritto. Non ho mangiato carne di venerdì, è stato. E tutta la mangia, non te la mangi, che può servire a Dio. Non c'è da assurdità che tu fai l'amore dopo che hai messo la firma o prima, che puoi portare a lui? Tu devi dire se quando fai l'amore perché lo vuoi fare o non lo vuoi fare. Che poi hai messo la firma, sia che l'hai messo, sia che non l'hai messo, non cambia la natura dell'altra realtà. Sì. Guardaci, no? Non è così. Che noi siamo legati a prendere Dio e a modularlo come noi vogliamo. Ma allora tu sei contro Dio, perché Dio, come dico io, seguire la via che gli altri hanno tracciato è una prescrizione. La nostra via è la via che ci tracciamo noi. Se volete incontrare la gioia, quella via è. Se volete far finta di essere contenti, questa. Dove sono le vie?
già dentro di lui, dice Gesù. Il regno di Dio è già dentro di lui. Basta che lo fa uscire. Qualche volta però non si può far uscire. Per una serie di determinati motivi. La mamma sta meglio mal di cuore. Il padre dicendo più i soldi. Fin quando stai in questa casa e fai quello che dico io. Questo è una serie di ricatti morali o economici, qualche volta anche fisici. Anche quelli sono ricatti, no? All'altro, tu sai bene quando una cosa ti appartiene, tu sai bene quando una cosa non ti appartiene. Se fai quello che ti appartiene, lo stai bene nella tua vita. Avrai 200.000 volte esperienze che hai detto quello che pensavo, anche a rischio, se ti sei sentito bene. Quando invece devi fare il buon viso al cattivo giorno, e facciamo fraccia. E facciamo fraccia, perché se no c'è quel se no dietro, e allora siamo male. Allora si può sempre dire quello che... E perciò l'ho detto prima, non sembra, eccetto che ci mettiamo d'accordo con colui che è sarà un certo Gesù Cristo, il quale disse sia il vostro linguaggio sì sì no no. Possiamo pure avere un attimino di riflessione, un attimino di riflessione per vedere quando è il caso di dire sì, quando è il caso di dire no, ma non diciamo sì per no e no per sì. Quando è il caso significa avere la capacità di cogliere opportunamente quando il messaggio giunge all'altro, e questo si chiama compromesso operativo, non compromesso ideologico. Non è che io trasformi il sì in no, perché se trasformi il sì in no, io mi sono venduto a me stesso, sto male. Se invece, visto e considerato che tu stai ubriaco e non capisci, se io dico che mi devi dare l'orologio, tu devi prendere la pistola e mi spari, vabbè, no, l'orologio è tuo per il momento. Appena ti passano il fumo dell'alcol, dici guarda, è un orologio. Non è il tuo, quando tu ragioni, perché se tu non ragioni non ti posso parlare. Il dramma è che invece... non ti resti ubriaco per tutta la vita. Se ci stai che non ragiona mai, ma così è. Una buona idea questa. Se vi trovate di fronte a uno che non ragiona mai, allora Gesù Cristo dice in quest'altro caso, dice, quando l'altro non vuole sentire, togliete la polvere dai sandali e va a parlare con un altro, che là è tutto bene. Thank you.
per quelle 3 giorni di ricerca, quando ci stava la DIA, quando ci stava la KGB, era assai, perché quelle erano le distanze, a piedi solo sono andato, non giù rimasto. E quando lo trovavano dopo 3 giorni, figlio, perché hai fatto così? Tuo padre di angosciato cercava. Non disse la Madonna, che marrone fa? Sarebbe stato improprio. Sarebbe stato improprio. E ti sei visto Tomo Tomo? Vedi come lo sanno tutto a memoria. Disse, perché mi cercavate? Non sapevate che dovevo fare i fatti miei. 12 anni. Ma se un papà si sente dire questo, come reagisce? Amarone se lo piegò al libretto e se lo tenne. Sul piano della prassi, cioè nella socializzazione, questo discorso è il discorso più importante. Non chi dice signore, signore, ma chi fa la volontà? Fa la volontà, qualche volta può sembrare difficile, però è accompagnato da un contenuto interiore maggiore. Tu non capisci, ma se vuole capire, io ce l'ho da fare e 3 giorni me ne vado. Devo pure avvisare. Se l'avvisavo, è lo stesso l'angoscio dalle qua. No, e dove va? Devi dire. No, guarda che amore, San Giuseppe, non avrebbero detto che cosa vai a fare. No, ma vuoi solo sacerdote, vuoi mettere come sacerdote. E ti... è tempo perso. E tu vuoi cambiare la testa? Noi siamo capaci a dire, hai ragione quando hai ragione, hai torto quando hai ragione. No, perché spesso noi abbiamo ragione noi stessi quando abbiamo torto. E diamo torto a noi stessi quando abbiamo ragione, ce ne accorgiamo. Beh, pregare significa vediamo in concreto come più possibile mettere le condizioni per noi stessi e per gli altri, perché l'amore viene da noi stessi. Se uno non ama sé, non può dire di amare gli altri, neanche dire. Lo dice sempre il Vangelo. Io mi ricordo sempre le parole che sono scritte qui e qui nel Vangelo. Questo discorso è un discorso della quotidianità. Noi siamo abituati a un tipo di religione domenicale, invece la domenica deve essere spalmata per tutta la settimana, deve essere spalmata per tutta la vita, deve essere spalmata per la quotidianità. Allora, quando riusciamo a mettere in essere la nostra espressione massima, allora la nostra vita avrà una dimensione completamente diversa. Ed è questo il senso della preghiera. Nella concretezza, quando ci troviamo a urtare, concretezza, a urtare, avere la capacità di insistere pure, ma senza rimetterci la pace interiore. Coincide poi a quello del sistema di distanziamento assiologico, dal fatto che noi siamo nel mondo, quindi vicinanza spaziale, ma non siamo del mondo, lontananza assiologica, parliamo. Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo, perché abbiamo una prospettiva diversa. Queste cose che ci siamo detti, noi non ci parlate dopo. Se qualcuno pensa al contrario, oppure dire, cioè questo discorso non lo digerisco in alcun modo, e allora cercheremo di andare un po' più da vicino a Gesù Cristo e vedere come Gesù Cristo in concreto si è comportato. Per cui non pure ho da che fare con i sommi sacerdoti, ho da che fare con Ponzio Pilato, con Anna, con Caifa, con Erode, e ha avuto un modo di comportarsi che gli è costato la crocifissione. Però pur sulla crocifissione, pur sulla croce, oggi sarei con me in paradiso. Ma non ha avuto accidenti troppa croce.
non l'hanno potuto uccidere neanche sulla croce. Perché era libero. Perché era libero di dire quello che era. Distruggete questo tempio e in 3 giorni non vi edificherò. Prima che Abramo fosse, io sono. Che mi fai? E così fondò, voi sapete tutti, fondò quella materia difficile che non sempre si studia all'università, la tiritologia. Cioè, imparò a dire tiritologia. Cioè, che mi fai? Non mi puoi fare niente. Perché la persona resta nella sua intangibilità. Questa è la dignità della persona, Perché la dignità non può mai essere toccata. Possono uccidere il nostro corpo, ma non noi stessi. Preghiamo dicendo insieme: ascoltaci, Signore. Padre è contenuto nel Figlio ed è onnipotente, significa che può? Onnipotente significa che può tutto, cioè è libero. È libero. Allora quando noi diciamo onnipotente, Padre onnipotente, diciamo contemporaneamente io sono nella libertà totale e quindi libero da, libero di libero dall'ignoranza perché mi ha illuminato, libero dalla paura perché so che non posso essere attaccato, emossidato, libero per realizzare il mio sogno.